imprevisti il giorno delle nozze possono essere tanti, dal fioraio che ti sbaglia il fiore, che ti mette la rosa gialla che te assolutamente non volevi, oppure che ti mette i gigli in tavola e ti rovinano il profumo della cena perché hanno un profumo troppo intenso, oppure il fotografo che arriva in ritardo e non riesce a catturare i momenti della preparazione della sposa, o i musicisti che sbagliano musica all'entrata della sposa. Quindi gli imprevisti possono essere tanti: il musicista che si perde per strada e dobbiamo andare a cercare per tutta la campagna toscana. Quindi ci possono essere tanti gli imprevisti. Chiaramente affidarsi ad una figura professionale che è un wedding planner riduce al minimo gli imprevisti, perché si affida ad un gruppo di professionisti che collaudati, quindi che lavorano insieme da tempo e quindi sanno i tempi, le tempistiche, conoscono perfettamente dove devono andare, e se non lo conoscono si informano con il wedding planner prima di arrivare. Quindi il wedding planner ha stilato perfettamente un timeline da rispettare, che tutti debbono rispettare. Quindi nessuno arriverà in ritardo, o ci saranno fiori che non vogliamo, o ci sarà, non so, qualsiasi cosa che ci rovina quel giorno. E soprattutto ci evita lo stress di dover pensare a che ci potrebbe essere un imprevisto, perché anche il pensare all'imprevisto può causare tanto stress. E questo stress ce lo prendiamo noi. Ce lo prendiamo noi ben volentieri e ben felici di farlo, perché per noi non è uno stress, perché quel giorno non è il nostro giorno. Noi siamo un occhio, diciamo, oggettivo, un occhio distante, non siamo emotivamente coinvolti nel matrimonio e quindi riusciamo a programmare con lucidità e a risolvere qualsiasi imprevisto o problema che avviene al momento. Infatti noi siamo un po' dei problem solver quel giorno, no? Tutti si rivolgono a te, dalla cameriera allo chef a qualsiasi personaggio coinvolto nel matrimonio si rivolge a te per fare in modo che non ci sia nessun imprevisto e che quindi tutto sia perfetto e vada liscio. Diciamo che la figura del wedding planner, mano a mano che ci avviciniamo alle nozze, diventa sempre più importante, perché può essere semplice programmare il matrimonio tramite internet, digitando su motori di ricerca o andando su vari provider a cercare i fornitori, il fioraio, il musicista. Chi ti dice che è quello che proprio vuoi tu? Chi ti dice che il musicista suoni la musica che vuoi tu, o che sia puntuale, o che rispetti tutti i tuoi desideri, tutto ciò che avevi in mente te? Il giorno del matrimonio è un giorno carico di aspettative, aspettative della coppia, aspettative dei genitori, quindi sei carico e sei pieno di tutte queste emozioni, che gestire il matrimonio in prima persona diventa sempre più difficile. E avere una persona al di fuori di tutto questo che ti aiuta, al di fuori, diciamo, dell'emotività totale, che ti aiuta, ti dà una mano, ti dà i consigli e quel giorno sai che comunque c'è, che ti dà sostegno, ecco, secondo me è una grande forza.